Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati e in diretta sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Avverto che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico. Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del servizio pubblico radio-televisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo. Saluto e ringrazio il direttore generale dell'EBU, European Broadcasting Union, Noel Curran, collegato in videoconferenza, per la disponibilità a intervenire nella seduta odierna con la quale si prosegue l'indagine conoscitiva in titolo. Grazie per la presenza. Come comunicato, vi è stato un anticipo dell'orario di inizio seduta in considerazione del mutato calendario dei lavori della Camera. Anche per tale motivo ringrazio nuovamente Mr. Curran per aver accolto l'invito della Commissione. L'audizione del direttore generale Curran rappresenta per la Commissione un'occasione preziosa per raccogliere un'autorevole valutazione su alcuni argomenti, quale modello di governance nell'ambito dei principali servizi pubblici radiotelevisivi e multimediali sia più efficace, come il servizio pubblico possa affrontare la concorrenza di un sistema multipiattaforma, multimediale e multicanale, salvaguardando la propria identità e riconoscibilità. Quale sistema di finanziamento risulti più efficace e sostenibile per garantire al servizio pubblico autonomia e indipendenza e come innalzarne la qualità dell'offerta editoriale. Ancora, come i servizi pubblici hanno affrontato e affrontino la pandemia e adeguato la loro offerta. Quale ruolo il servizio pubblico possa svolgere come veicolo di promozione e di diffusione delle produzioni audiovisive e infine come sta evolvendo lo scenario europeo di regolazione e disciplina del settore audiovisivo. Avverto che l'audizione si svolgerà in lingua inglese, che è stato attivato l'impianto di traduzione simultanea con un collegamento in una sala adiacente realizzato per l'occasione da tecnici informatici e radiotelevisivi che ringrazio. Rivolgo un ringraziamento anche agli interpreti che ci coadiuvano in questa audizione, che sarà pertanto possibile ascoltare in lingua italiana. Anche le domande saranno poste in lingua italiana e tradotte in inglese per il direttore generale Curran. Ricordo che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione. Cedo quindi la parola al direttore generale dell'EBU, Noel Curran, per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari. Ancora benvenuto e grazie. Thank you. It's good to join you. Grazie, sono molto lieto di parlarvi. Purtroppo il collegamento non è perfetto. La ringrazio, Presidente, per le sue cortesi parole introduttive e per questo invito che mi dà appunto l'opportunità di un confronto con la Commissione. Io da sempre mi occupo di media, sia media commerciale che nel servizio pubblico. Io ho studiato politiche del broadcasting all'università. Questo è stato proprio anche l'oggetto del mio master e poi mi sono occupato di giornalismo, produzione in diverse organizzazioni con diversi cappelli. Sono stato anche direttore generale del servizio pubblico di radiodiffusione irlandese. Prima di iniziare, Presidente, purtroppo ho un problema di audio e quindi vorrei segnalare al staff tecnico che c'è un ritorno di audio e quindi prego lo staff tecnico di correggere questo errore. Gli interpreti confermano che purtroppo l'audio non è pulito. Cerchiamo di intervenire, grazie. Provvediamo rapidamente a capire come intervenire. In questi ultimi tempi c'è stata una confluenza di eventi e di sviluppi importanti e anche, come dire, ecco, c'è Covid che in tutto il mondo che stiamo cercando di risolvere in Europa. Abbiamo visto come il servizio pubblico ha cercato di reagire, di rispondere. Ieri sono stati annunciati una nuova entità di 150 milioni di dollari. Una fusione societaria che coinvolge l'ATT e che ci dà l'indicazione di un panorama in cui i diversi operatori diventano sempre più grandi.
E questo ovviamente la grandezza dei soggetti coinvolti è importantissima. Abbiamo visto anche il bombardamento della torre dei media a Gaza e quindi un atto di distruzione. E noi abbiamo unito la nostra voce e comunque vediamo che il giornalismo, sotto il giornalismo indipendente, è soggetto a pressioni sempre più forti, ma non soltanto fuori dall'Europa, anche in Europa. Non dobbiamo limitarci a puntare, a criticare fuori dall'Europa. E poi ecco anche su una nota più amena, è la settimana del concorso Eurovisione. Decine di milioni di europei si metteranno di fronte alla televisione per condividere questo scambio culturale di intrattenimento, per ascoltare belle canzoni e forse cominciare a sognare la riapertura dell'Europa, tant'è che qualche piccoli, diciamo, gruppi assisteranno in presenza. Quindi siamo consapevoli quindi del contesto generale e anche delle tendenze di sviluppo del mercato dei media. Io sin dai primi anni di università mi occupo di radiodiffusione, non ho mai assistito a uno sviluppo così rapido come quello degli ultimi 5 anni, e la fusione l'operazione societaria di ATT negli ultimi giorni è veramente un fatto di grandissima importanza. Noi dobbiamo essere consapevoli delle linee di tendenza che potrebbe imboccare il settore pubblico se noi non interveniamo. Oggi, Presidente, ho un intervento preparato presenterò rapidamente alcune diapositive. Questa è la nostra carta d'identità dell'EBU, con 115 organizzazioni affiliate, 56 paesi, 159 lingue di trasmissione. Quindi poi sviluppo dei mercati, governance, finanziamenti e sviluppi normativi. Per quanto riguarda gli sviluppi di mercato, vedete in blu il rettangolino dei media del servizio pubblico in concorrenza con dei giganti globali. In rosso i giganti, in blu il PSM, servizio pubblico. I giganti sono grandi e crescono ancora, e ci sono anche nuovi arrivi. Quindi a volte sentiamo dire dal settore commerciale che noi siamo i giganti, ma ormai le regole del gioco sono cambiate. Tutti noi ci troviamo ad affrontare la concorrenza di soggetti che ci fanno veramente sembrare piccolissimi. E poi anche il divario tra PSM e grandi giganti tecnologici globali sta aumentando. Questi dati sono relativi al 19, per il 20 ancora non abbiamo i dati, ma per il 20 noi presupponiamo che il gap sia ancora aumentato, il divario sia aumentato. Qui vediamo, ecco, il sorpasso per quanto riguarda la spesa in termini di contenuti. Netflix spende 11,5 miliardi di euro in contenuti, però ricordiamo e concentriamoci sul tipo di contenuti. Vedete qui in blu indichiamo i contenuti originali rispetto all'acquisto di contenuti da organizzazioni americane, asiatiche e via dicendo. Quindi l'80% e più della produzione dei PSM è di origine europea, e questo è importante soprattutto nel settore cinematografico. Dobbiamo ricordarci questo dato, perché non è soltanto il dato quantitativo della spesa, ma la tipologia di spesa. Qui vediamo che l'89% della produzione televisiva dei nostri affiliati è di origine europea. L'84% degli investimenti in contenuti sono destinati a contenuti originali. Anzi, la RAI spende ancora di più, anche altri affiliati spendono di più in contenuti. Comunque la spesa è veramente molto significativa. Qui vediamo la crescita del fatto che la televisione viene guardata online e del predominio dei social tra i giovani. Quindi vediamo
nel 2013 rispetto al 2019 la televisione si è ridotta dal televisore, ma non c'è stato un vero crollo. La gente, ricordiamoci, la gente guarda ancora la cosiddetta televisione lineare, ma si è ridotta. Online c'è un aumento, questo è il secondo dato, poi c'è stato poi un andamento abbastanza stabile per la radio. La stampa, una flessione veramente molto molto significativa, aumento dei social media. Queste sono le linee di tendenza che dobbiamo tenere presenti. Dobbiamo anche ricordare però che i giovani stanno lasciando l'ambiente lineare. Abbiamo visto un aumento improvviso durante la pandemia in cui i giovani erano tornati appunto a guardare programmi lineare, cosiddetta programmazione lineare, ma noi dobbiamo poter competere in spazi non lineari, dobbiamo mantenere il livello di investimenti nelle produzioni europee, la cultura europea, però ricordare l'andamento per i giovani. La governance, brevemente, ci sono vari modelli di governance diversi, abbiamo detto. Non c'è una soluzione unica, ma i principi sono omogenei: indipendenza, trasparenza, responsabilità, sostenibilità, indipendenza dal potere politico-economico, responsabile, bisogna rispondere, perché se hai un finanziamento pubblico devi poter rispondere a un organo di vigilanza, ma anche all'opinione pubblica, aperto e ricettivo, trasparente e capace di mettersi al servizio delle esigenze, dei bisogni della gente. Questa è la sostenibilità, un criterio molto importante, perché dobbiamo pensare a dove saremo tra qualche anno, quindi garantire questa sostenibilità per mantenere anche il livello di investimenti. Sull'indipendenza ovviamente abbiamo, si declina come autonomia istituzionale, indipendenza degli organi di vigilanza, uno status quindi indipendente, le procedure di nomina devono essere indipendenti, la nomina dell'alta dirigenza deve essere caratterizzata da indipendenza e poi una chiara definizione delle competenze dell'alta dirigenza. Queste sono le caratteristiche fondamentali dell'autonomia istituzionale. Abbiamo anche indipendenza editoriale, standard editoriale, deontologia professionale, principi editoriali. E quindi o all'interno delle singole organizzazioni, ma anche tramite un'adesione a organi di vigilanza esterni e ai loro codici etici. Ecco le tipologie di governance. In giallo, quando c'è il direttore generale o la dirigenza è nominata da un organismo di vigilanza, in verde quando la nomina è fatta da una, quindi nomina del direttore generale o del amministratore delegato, quindi giallo da parte di un organismo di vigilanza, verde un'autority indipendente, nazionale indipendente, blu da un'istituzione politica, può essere il Parlamento, quindi la maggioranza è in giallo, il modello prevalente, e questo è anche il modello italiano, ma ci sono altri modelli in altri paesi. Ricordiamo che non c'è un modello unico. L'indipendenza dei PSM è un fattore fondamentale. Noi, ecco, vediamo la prima casella. Quali sono i fattori che rafforzano l'indipendenza? I fattori che migliorano? Ad esempio, il fatto che l'alta dirigenza sia nominata da un organo da un soggetto indipendente, ma che anche la vigilanza sia realizzata da un organismo indipendente, che le direttive editoriali siano chiare e trasparenti. I fattori che invece vanno a indebolire l'indipendenza è la politicizzazione delle nomine, la cosiddetta politica delle porte girevoli, cioè i direttori generali si avvicendano a seconda di chi vince, senza una chiarezza di metodo per la nomina, e poi una precarietà dei finanziamenti, perché se il servizio
Il responsabile del servizio deve sempre andare a bussare alla porta del governo, chiedere finanziamenti, ovviamente l'indipendenza viene indebolita. Per quanto riguarda le risorse, ecco, abbiamo preso come parametro il finanziamento della RAI e questo, diciamo, è il quadro generale per quanto riguarda tutti i vari paesi europei in generale. Le entrate di esercizio degli altri paesi europei sono più grandi rispetto all'Italia, ma questo è un quadro parziale perché in realtà lo capiamo meglio forse quando andiamo a guardare la composizione delle risorse anche rispetto al PIL e alla popolazione. Vediamo qui che il 76,8% delle risorse dipende dal finanziamento pubblico. Il grosso proviene dal canone, le entrate commerciali costituiscono il 20%, altre entrate 3,7%, quindi il finanziamento pubblico rimane, diciamo, il principale cespite di finanziamento. Se andiamo però a vedere i dati pro capite, vediamo un quadro che si modifica per quanto riguarda la RAI. La RAI a questo punto si trova al di sotto della media per delle 15 principali, diciamo, emittenti o soggetti PSM. La RAI è quarta dal basso e quindi al di sotto della media. La Germania è la prima per i dati pro capite, Austria, Regno Unito, Danimarca, Finlandia, eccetera. Quindi, calcolato pro capite, la RAI è al di sotto della media dei 15 in percentuale del PIL. Di nuovo vediamo che la RAI si trova nuovamente in rosso, in basso, tra i primi 15 per quanto riguarda le entrate di esercizio in percentuale del PIL. Di nuovo Germania, Regno Unito, Austria, Belgio, Finlandia e via dicendo fino alla RAI, quart'ultima. Per quanto riguarda l'entità del canone, dati del 2019, la RAI la troviamo sempre evidenziata nella casella in rosso, piuttosto in basso, al di sotto della Slovacchia, della Bosnia, della Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Norvegia, sono invece... E hanno il canone più elevato. Vediamo l'andamento del canone italiano con il declino che è stato costante dal 2015 in poi. Questo è il canone in percentuale del PIL pro capite. Vediamo quindi rapportato all'economia e alla popolazione. Vediamo qui una contrazione in termini reali rispetto appunto al PIL pro capite. Qui abbiamo il contributo minimo per famiglia rispetto ad altri mercati. Di nuovo vediamo appunto la proporzione pro capita. In conclusione, volevo concentrarmi su alcuni sviluppi normativi. I regolatori si stanno concentrando sulle piattaforme. La Commissione per anni ha avuto una certa posizione sulle piattaforme, ma negli ultimi 2 anni cominciamo a vedere un rinnovato interesse, una rinnovata attenzione e forse una maggiore consapevolezza, una rinnovata consapevolezza del grado di cambiamento del mondo e del mercato dei media, anche dei rischi dell'inazione. Quindi vediamo quelle che sono le tendenze in Europa per quanto riguarda la regolamentazione delle piattaforme. Il quadro normativo deve rispecchiare il ruolo crescente delle piattaforme nel consumo di contenuti mediatici. Abbiamo visto anche molte iniziative su questioni che sono di pertinenza dei PSM.
Quindi, sempre per quanto riguarda l'attenzione sulle piattaforme, ovviamente gli elementi sono la preeminenza e la rintracciabilità dei PSM. Se noi, ad esempio, entriamo in una piattaforma, in che misura sono disponibili contenuti PSM, che sono quelli più affidabili, quelli con maggiore credibilità, l'ha dimostrato anche la ricerca, soprattutto durante il Covid, sono prodotti con investimenti pubblici, assoggettata a un quadro normativo e regolamentare indipendente, ma se non sono rintracciabili, a che serve avere questi contenuti di qualità? Quindi dobbiamo garantire che i contenuti PSM siano rintracciabili. Ci sono delle norme adesso in Germania e in Francia per quanto riguarda la rintracciabilità dei contenuti di interesse pubblico sull'interfaccia utente. Dobbiamo garantire che i contenuti PSM siano accessibili e rintracciabili a livello, diciamo, universale. Ma per quanto riguarda la moderazione dei contenuti, ci sono proposte per una nuova legge per i servizi digitali. Uno dei punti principali per noi è che non ci sia la rimozione, la sospensione del contenuto PSM o il contenuto editoriale di fornitori di servizi mediatici o dei loro account. Noi siamo già regolamentati in maniera pervasiva, abbiamo direttive interne, abbiamo organi di vigilanza, abbiamo anche dei authority esterne, quindi le piattaforme, cosa che invece hanno già fatto, non debbono poter decidere unilateralmente di oscurare i contenuti prodotti da PSM, cioè da soggetti regolamentati. Questo è veramente importante. Abbiamo invece visto degli esempi molto negativi. E poi l'equità nei nostri rapporti all'interno della legge sui servizi digitali. Non possiamo avere una situazione in cui delle enormi piattaforme con tante aziende e organizzazioni all'interno, al proprio interno, si attribuiscono una preferenza rispetto a esse stesse o alle proprie consociate, quindi utilizzando il loro predominio di mercato per accrescerlo ulteriormente. Il self-preferencing non va bene. Ad esempio, l'attribuzione del brand è fondamentale. Abbiamo visto nella nostra ricerca che anche nei casi in cui i nostri palinsesti, i nostri programmi appaiono sulle piattaforme, gli utenti non se ne rendono conto, cioè le piattaforme non riconoscono il brand e la gente pensa che il contenuto sia prodotto dalla piattaforma. Quindi noi vogliamo una vera visibilità. I loghi, niente di straordinario, sono fondi pubblici e quindi il pubblico, la gente deve sapere chi ha prodotto un contenuto realizzato con un finanziamento pubblico. Ma nei negoziati con le piattaforme questa cosa abbastanza scontata di per sé non è scontata, non va avanti. Interrompo qui la condivisione della mia presentazione. Le mie idee di fondo sono l'entità della sfida cui noi facciamo fronte a causa dei profondi cambiamenti sul mercato, degli sviluppi di mercato. Nessuno di noi, e questo è veramente un momento in cui senza precedente, diciamo, per ciascuno di noi, l'errore più grande che tutti noi potremmo fare, ma soprattutto le persone che detengono potere, come ad esempio i membri di questa commissione, l'errore più grave che si può fare è sottovalutare questi sviluppi di un'entità, di una scala e di una velocità, di una rapidità senza precedenti. Abbiamo visto tanti cambiamenti, tante modifiche nel panorama della radiodiffusione, la deregulation, quando ho iniziato a occuparmi di giornalismo è stata un'ottima cosa questa deregulation, con l'aumento dell'iniziativa commerciale, di nuovo positiva per il settore, ma veramente questo è nulla rispetto alla concentrazione di potere, di entrate, di audience nelle mani di pochissimi soggetti, di pochissimi attori. Noi dobbiamo reagire a questa tendenza e dobbiamo proteggere le istituzioni e le organizzazioni europee che sono regolamentate a livello nazionale e regolamentate a livello europeo e che sono obbligate a spendere le proprie risorse in determinati modi, obbligate a spenderle su contenuti europei che devono rispondere a livello sia nazionale e a livello europeo delle proprie scelte.
E questo è veramente un aspetto fondamentale, dirimente. Ieri questo annuncio della IET Discovery è stato veramente un altro accelerazione enorme del cambiamento del contesto. Dobbiamo renderci conto che i PSM debbono essere sostenuti e non ovviamente a spese dei media commerciali. Io ho lavorato anche nei media commerciali, ho il massimo rispetto per i media commerciali. Non si tratta di una politica difensiva riservata ai PSM, ma i PSM hanno un ruolo unico, una serie di obblighi, un quadro normativo unico. E tutto questo deve essere pienamente riconosciuto. In conclusione, voglio ribadire l'importanza fondamentale dell'indipendenza, che deve riflettersi nelle strutture di governance, deve trovare riscontro all'interno delle nostre organizzazioni, bisogna anche che trovi riscontro a livello europeo, dove i paesi membri che violano le norme o i principi di indipendenza dei media nei propri paesi debbono sapere, quei paesi membri, che non è accettabile. Questo è un aspetto importante. Con questo, diciamo, quadro generale, la RAI dà un esempio, è un modello per quanto riguarda l'impegno alla produzione italiana, alle spese per i contenuti originali, per la trasmissione di informazione durante tutta la pandemia e anche la risposta generale all'emergenza dell'anno scorso. Ci sono cose che bisogna proteggere, vale la pena proteggerle, e i media di servizio pubblico europei sono tra le cose che meritano di essere tutelate. Grazie Presidente, grazie Commissario. Grazie molte. Grazie molte. Abbiamo apprezzato particolarmente l'analisi, anzi le chiederemo poi di condividerci la ricerca per proseguire nel nostro approfondimento in materia appunto di revisione, di possibile revisione del rapporto tra il servizio pubblico e anche questa commissione, o di possibile appunto incardinamento di sistemi di riforma. Onorevole Fornaro, sì, una domanda. Ringrazio anch'io per la relazione. Posso prenotarmi, Presidente? Una domanda molto semplice. Lei tra i caratteri fondamentali ha inserito l'indipendenza dalla politica. Volevo chiederle se poteva farci qualche esempio di governance di aziende pubbliche radiotelevisive che sono state meglio di altre in grado di garantire questa indipendenza. Grazie. Onorevole Romano, raccogliamo tutte le domande, dottor Caron, poi Mr. Caron, poi le rivolgiamo una replica integrale se va bene per lei. Sorry. Ok. Allora, onorevole Romano. Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare il presidente Baracchini per aver invitato Mr. Caron, che ha avuto, e naturalmente ringraziare anche il signor Caron per la esposizione che io ho trovato estremamente lucida e molto molto interessante, a partire dal quadro di profondissima e rapida innovazione che lui ha delineato per gli ultimi anni. Un quadro che spesso non si tiene nella dovuta considerazione, si tende a mettere in secondo piano, ma il primo dato da cui partire è appunto la profondissima innovazione di questo settore nel rapporto tra appunto media pubblici e media privati. Io vorrei fare due domande al direttore Caron. La prima è un po' collegata a quanto diceva il collega Fornaro, ma con uno specifico esempio. Il collega Fornaro chiedeva appunto al direttore Caron se avesse potuto fare qualche esempio di diciamo nazionale di riuscita autonomia. Io vorrei fare una domanda, non so se poi il direttore Caron può rispondere oppure no, è libero di non rispondere se ritiene, ma nello specifico il caso britannico, ovvero la trasformazione che c'è stata in Gran Bretagna dal 2016 in avanti, 2017 in avanti, e che ha visto, come sappiamo, uno spostamento dell'equilibrio sul soggetto regolatore, su Ofcom, la nostra Gcom fondamentalmente. Ecco, vorrei chiedere al direttore Caron se ritiene che l'esempio britannico possa essere, intanto come ha funzionato, e poi se possa essere effettivamente un modello per casi come quello italiano, nel quale siamo, come probabilmente saprà, nel mezzo di una discussione, nel mezzo, in realtà all'avvio, di una discussione politica sulla nuova legge di governance, sulla nuova legge di riforma della RAI, e il tema portante è ovviamente, anche nel caso italiano,
la diciamo, l'individuazione di una forma di autonomia. Io parlo di autonomia più che di indipendenza, laddove l'autonomia naturalmente è la capacità del soggetto pubblico di muoversi in una relazione inevitabile ma salutare con la politica, anche perché credo che pretendere che siano tagliati i rapporti tra servizio pubblico radiotelevisivo e politica è quantomeno velleitario. Appunto, un rapporto trasparente e salutare, ma al contempo capace di valorizzare l'autonomia del soggetto pubblico. E questa è la prima domanda. La seconda è un po' fuori dalla sua presentazione, che ho trovato ancora una volta estremamente interessante, riguarda, diciamo, il tema della tutela della proprietà intellettuale, fondamentalmente, che non è, lo ripeto a costo di essere banale, non è semplicemente la tutela del diritto d'autore, ma è la tutela del percorso produttivo, creativo, che appunto vede o meno un grado di tutela della proprietà intellettuale. Parlo naturalmente del mercato audiovisivo. Nel caso italiano, parlo del caso italiano senza andare fuori confine, l'arrivo delle piattaforme nel campo del mercato audiovisivo italiano, l'arrivo delle piattaforme da un lato ha aperto nuovi spazi di produzione e commercializzazione, nuove opportunità per tanti autori di qualunque livello. Dall'altra però sappiamo ormai sulla base di un'esperienza di alcuni anni che le piattaforme tendono a imporre meccanismi e processi di produzione intellettuale tali da non incentivare la creatività a volte e non incentivare il consolidarsi di nuovi protagonisti creativi nazionali. Allora, rispetto a questo problema che noi in Italia avvertiamo molto, è molto avvertito dalla comunità appunto dell'audiovisivo, è un problema che anche nel corso di questa indagine conoscitiva indagheremo anche interloquendo con associazioni di autori, associazioni di registi, di produttori, eccetera. Se la domanda è se il direttore Karen condivide questa preoccupazione, la vede anche fuori dai confini italiani, e se ha un'idea su una possibile soluzione che possa appunto non tagliare le opportunità di produzione e commercializzazione che le piattaforme portano con sé, ma dall'altra limitare il disincentivo della creatività e quindi dell'emergere di protagonisti creativi nazionali. Grazie. Onorevole Ansaldi. Grazie Presidente, grazie Dottor Cohen. Io sarei interessato ad avere dei chiarimenti. Mi sono molto soffermato sul passaggio che lui ha fatto, se non sbaglio, due o tre volte sul ruolo che le televisioni pubbliche, in quanto ricevono un canone, devono sottostare pure a un sistema di vigilanza. Ecco, in Italia noi abbiamo avuto un caso strano, cioè a seguito di esposti, segnalazioni all'autority indipendente, l'Agicom, dopo un lunghissimo lavoro, l'Agicom ha per la prima volta emanato una sanzione nei confronti della RAI di 1,5 milioni. Questa sanzione, la RAI, secondo me in maniera anomala, ha rigettato questa sanzione appellandosi al tribunale amministrativo, in Italia si chiama TAR, e adesso al momento la sanzione è annullata, è stata sospesa. Quindi il ruolo del vigilante, che è un lavoro, come il Presidente sa, molto difficile, perché richiede dei requisiti di specializzazione, di dati, di ricerca, di leggi, eccetera, eccetera, che non può avere un tribunale che ha fatto altro lavoro, è stato, tutto questo lavoro è stato vanificato. Volevo sapere se lo sapeva e quella sua opinione. Un'altra cosa che ho trovato molto interessante è la parte che le tabelle che lui fa sui il risultato del canone, cioè il potere economico di ogni azienda. Vediamo, come lui precisava, che l'Italia era agli ultimi posti. Ma volevo chiedere se lui in queste tabelle ha anche dei dati sulla produzione, su, diciamo, la BBC. Sappiamo che i documentari della BBC, ad esempio, sono fra i più belli che ci sono e hanno una loro vita, vengono venduti, vengono diffusi, eccetera, eccetera. Se ha dei dati pure sulla diffusione del prodotto, cioè gli altri investono molto, però magari poi hanno un rientro di vendite. Volevo sapere se aveva sulle fiction, documentari, film, se aveva dei dati pure su questi aspetti.
Un'altra cosa che mi ha interessato è la parte sulle piattaforme. Ad esempio, la RAI non ha la piattaforma, sì, è diffusione di contenuti, film, ma vi sono anche i giornali online. E ad oggi il nostro servizio pubblico è completamente assente nella parte giornalistica online, visto che, come lui dice, i giovani, un certo tipo di pubblico va sempre sull'online, oltre alla fruizione di documentari, approfondimenti, ci sarebbe anche questo aspetto. Volevo sapere se aveva dei dati sulle altre televisioni europee. Grazie. Allora, Mr. Karan, se vuole può cominciare a rispondere, intanto la ringraziandola ancora, ai primi quesiti che le sono stati posti dai nostri componenti. Grazie. Great, thank you. Sì, grazie davvero per queste domande molto approfondite. Purtroppo l'audio dell'interpretazione non è sempre arrivato. Credo di aver compreso tutte le domande, eventualmente mi chiarirete meglio. Allora, esempi di autonomia e indipendenza. Si tratta di un campo molto complesso. Ecco, non voglio partire dagli esempi, però vorrei semplicemente dire quali sono gli ingredienti. Anzitutto, non esiste un'organizzazione nel mondo che possa dire di essere completamente indipendente, perché una parte di questa indipendenza dipende dalla prospettiva di chi la vede, da chi la considera. Io ho passato alcuni anni come editor di notiziari di attualità e noi con la trasmissione dei programmi, a volte ricevevamo lamentele da parte dei partiti politici che avevano una prospettiva diversa tra di loro sullo stesso programma. Non è una critica nei loro confronti, è semplicemente legata al fatto che le persone hanno un'idea diversa dell'indipendenza. Non esiste un'organizzazione indipendente e basta, ci sono diversi gradi di indipendenza. Come garantirli? Bene, avendo degli enti di vigilanza indipendenti che possono fungere da cuscinetto, diciamo, tra il broadcaster e gli organi più potenti della società, diciamo. Quindi questa indipendenza va bilanciata e ci vuole un senso di responsabilità, e questo è un altro modo per garantire l'indipendenza, ossia che ci debba essere questo senso di responsabilità. Purtroppo c'è un altro microfono acceso e arrivano dei rumori che non mi consentono di sentire il nostro audito. Un attimo soltanto, Chiediamo di chiedo a tutti i mutare gli altri componenti. microfoni per cortesia. Sì, chiedo a tutti i componenti collegati in videoconferenza di eliminare i propri microfoni in modo da consentire a Mr. Karan. Quindi criteri trasparenti, dicevo. No, è stato mutato il microfono del dottor Curran. Ecco, abbiamo bisogno di finanziamenti protetti, distinti, e quindi tutto ciò va controllato attraverso le leggi oppure attraverso un organo di vigilanza. In questo modo gli enti stessi non devono rivolgersi di anno in anno per chiedere appunto un incremento dei loro finanziamenti. Abbiamo bisogno quindi di questi principi generali che devono riguardare sempre il tema dell'indipendenza. E poi abbiamo anche bisogno di strutture interne. Ecco, per me questo è uno degli elementi più importanti, tra l'altro. Ossia, ci vogliono delle strutture editoriali indipendenti, perché anche se qualcuno della dirigenza dovesse cercare di seguire un orientamento editoriale particolare non sarà sempre facile, e infatti per molti dei nostri membri non è facile. Io sono stato direttore di un'organizzazione in Irlanda e l'idea di dire a una redazione di parlare in maniera favorevole del governo avrebbe fatto ridere tutti, anzi avrebbero fatto proprio il contrario di una mia eventuale imposizione, perché noi avevamo una cultura giornalistica ed editoriale molto sana.
molto sana, e infatti se si esercitavano pressioni, se si cercava di bloccare una decisione, ecco, ci sarebbero state delle conseguenze. Avevamo insomma delle direttive da seguire. Quindi per me l'indipendenza vuol dire avere una giusta governance, avere un organo di vigilanza efficace, responsabilità, e poi un buon sistema di nomina dell'alta dirigenza, e poi una cultura, un elemento culturale appunto incline a favorire l'indipendenza. Ecco, pensiamo a qualche esempio. Si è parlato della BBC. Ecco, per me la BBC è un'organizzazione davvero eccellente, fantastica come offerta di informazione. Altri hanno ricevuto lamentele, per esempio dalla Russia, per quanto riguarda i programmi della BBC, della politica, sulla politica russa, e anche Israele ha criticato i notiziari o comunque l'informazione data dalla BBC su Israele. Tutti sono soggetti alla critica. La BBC è un'ottima organizzazione dell'informazione, e comunque questo può succedere a chiunque. Ora, l'anno scorso, è importante che ve lo dica, l'anno scorso con la diffusione in tutta Europa del Covid, ecco, noi abbiamo creato una riunione settimanale dei nostri editor, e i primi sono stati i capi redattori della RAI a prendere la parola in queste riunioni, e gli altri redattori capo degli altri paesi dicevano che cambiavano il loro approccio sul Covid per via delle indicazioni che gli venivano date. Non dobbiamo sottovalutare ovviamente quello che può succedere in realtà. Comunque uno dei commissari ha parlato della Ofcom. Sì, è un modello. È il modello migliore? Beh, alla Ofcom fanno un ottimo lavoro, e devo dire che io sostengo fortemente il loro approccio per tanti versi. Ma mi chiedete, è il modello perfetto? Ci sono state delle controversie anche nella BBC di recente, e anche proprio in queste ultime 3 settimane riguardo ad una nomina nel consiglio di amministrazione della BBC. Infatti hanno nominato l'ex direttore della comunicazione del primo ministro Theresa May, un primo ministro del Partito Conservatore. Questa nomina è arrivata 3 settimane fa. Non posso dire che tutto sarà mai perfetto. Non voglio dire che ci sia stato qualcosa di sbagliato con quella nomina, questo deve essere chiaro, però c'è stata insomma un po' di polemica su questo fatto, quindi nulla può essere perfetto, come dicevo. E poi per sostenere la BBC, per quanto riguarda Ofcom, all'inizio hanno discusso abbastanza su la finestra di programmazione online, e hanno pensato che la Ofcom ha poi deciso in maniera favorevole, però la Ofcom non ha capito che poiché erano separati, la BBC chiaramente subiva una certa pressione in questo spazio online. Ecco, come dicevo, non c'è un modello perfetto, in qualche modo dobbiamo tener conto delle circostanze politiche e culturali in ogni paese. Comunque vi sono questi principi generali, come vi ho elencato, come vi ho mostrato, e questi sono davvero importanti. Ora leggo un'altra domanda che mi avete fatto per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale. È lì che non ho sentito molto bene perché mancava l'audio. Comunque noi dobbiamo lavorare con le piattaforme per avere il giusto valore per gli autori. Non è sempre possibile. Mia moglie è musicista e compositore, e l'idea che lei venga riconosciuta, diciamo, in modo giusto da parte delle piattaforme è ridicola. Non succede purtroppo questo, e lo stesso dicasi per il settore della produzione. La produzione e come riconoscere un giusto compenso
alle persone interessate nell'ambito del mondo delle piattaforme. Quindi dipende da come vogliamo vedere questo settore produttivo. Ecco, ci deve essere un qualche obbligo per i media di servizio pubblico per sostenere il settore indipendente. In Irlanda avevamo una quota e anche in Italia, soprattutto per i film, mi pare che ci sia insomma un buon sostegno, ma in altri paesi non hanno lavorato altrettanto bene. Voglio essere proprio sincero, quindi se noi accettiamo i finanziamenti pubblici, una parte deve essere utilizzata per stimolare il settore culturale, perché le piattaforme non hanno questa responsabilità. Poi per le altre domande? No, devo dire che non conosco la circostanza della sanzione imposta alla RAI. Io so che sono arrivate altre sanzioni. In Irlanda, ad esempio, quando non si rispettano gli impegni fatti al regulator, non si può ricevere il canone, addirittura il regulator può diminuire il canone che viene erogato agli operatori. Avete appunto una procedura d'appello, ma insomma, comunque non conosco questo caso. Poi, per quanto riguarda i dati sulla divulgazione, ma avete fatto la domanda prima sì, ci sono queste vendite commerciali, purtroppo non abbiamo questi dati purtroppo, ma saranno disponibili. Ora si parla molto della BBC perché quando è un prodotto in lingua inglese si vende meglio, anche perché esiste il mercato americano e pertanto loro producono appunto tutta una serie di programmi, fiction, eccetera. E poi altri che trasmettono in lingue diverse forse non hanno questo tipo di entrate, questo ritorno diciamo sulla produzione. Poi le notizie, l'informazione per i giovani, un'altra domanda molto importante, infatti è importante non limitare questa informazione nello spazio online, perché questo ucciderebbe i media di servizio pubblico. Allora, se mi dovesse chiedere come possiamo far scomparire tra 5-10 anni i media di servizio pubblico, beh, io direi create limitazioni nello spazio online, è lì che abbiamo il pubblico di giovani, dobbiamo seguire questi pubblici, diciamo, altrimenti si rischia di morire. Quindi noi dobbiamo poter lavorare online con l'informazione in maniera indipendente, con la regolazione, chiaramente è fondamentale questo. Noi abbiamo più di 100 canali digitali detti lineari per i giovani in tutta Europa e voglio essere sincero, anche qui noi ci rendiamo conto che soprattutto in alcuni paesi non abbiamo abbastanza giovani che seguono e questo lo abbiamo realizzato. In alcuni paesi sì, abbiamo numeri elevati, però nella nostra Broadcasting Union abbiamo lanciato un'iniziativa proprio per cercare di far capire ai nostri membri quanto siano importanti i giovani, i pubblici giovani, ma loro vogliono seguire online tutto, senza l'online non avremo questo pubblico tra 5-10 anni, che invece secondo me è fondamentale. Ebbene Presidente, spero di non aver saltato le vostre domande, credo insomma di averle segnate tutte. Grazie, sì, grazie, sì, è stato estremamente esaustivo. Io, tornando a ringraziarla e a chiederle appunto una copia possibilmente del suo rapporto, la ringrazio scusandomi anche per qualche interferenza e qualche problema audio, ma non sempre diciamo è tutto perfettamente funzionante nel mondo digitale, come anche lei ci ha fatto capire. Ancora grazie, buon lavoro e a presto. Grazie. Grazie.